Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Rieccoci qui anche oggi, ore 13.30, secondo episodio della rubrica del dietro le quinte di questo canale, di questo lavoro. Ci siamo visti la settimana scorsa per la prima volta in quest'ambito, vi ho fatto un po' vedere gli inizi di questo canale, quindi più o meno il periodo che andava dall'estate del 2019 all'inizio dell'estate del 2020, un canale che eh, nel primo anno si era concentrato su poche cose ma aveva parlato di tanti argomenti diversi e per questo motivo se da un lato quel primo anno era più che altro servito per conoscere un po' l'ambiente YouTube, allo stesso tempo sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista dei numeri a livello di crescita era stato un po' un anno perso ecco oggi invece secondo episodio di questo percorso che ho eh, così intitolato la scelta perché la scelta perché effettivamente dall'estate del 2020 io scelgo di concentrarmi quasi esclusivamente sui video dedicati al fantacalcio e oggi vi farò vedere come è andata l'estate del 2020 in termini soprattutto di iscritti, di crescita, ma anche finalmente sotto l'aspetto economico, perché come vi dissi nello scorso video, finalmente da settembre del 2020 riesco a monetizzare questo canale. Prima di continuare però se non l'avete ancora fatto mi raccomando, like al video, ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che come vedrete oggi in questo video è veramente importante. Quindi i like sono importanti per l'algoritmo e tutto il resto, ma se vi iscrivete al canale aiutate in modo totalmente gratuito appunto questo lavoro, questa attività, questo progetto a crescere ulteriormente. Grazie mille. Adesso ci andiamo come sempre in questi casi a spostare proprio su YouTube, su YouTube Studio e andiamo a vedere quello che è successo nell'estate del 2020 e finalmente possiamo anche fare due considerazioni oltre al discorso economico ma anche sui video. Quali sono i video che hanno funzionato meglio? Perché? perché ho fatto determinati video, perché non ne ho fatti altri, che cosa secondo me mancava in quel momento su YouTube, che cosa invece c'era già e quindi bisognava un po' stare attenti a non copiare. Ed eccoci qui ragazzi, questo è il periodo che va dal 1 luglio del 2020 al 30 settembre del 2020, sostanzialmente i tre mesi estivi, i tre mesi più importanti per un canale che tratta di Fantacalcio. Allora, prima di andare a vedere il discorso visualizzazioni, ehm, io vi, vi dico che onestamente quando iniziai, iniziai su YouTube, eh, apri il canale, onestamente non sapevo nulla eh, di cosa c'era in quel momento su YouTube per quanto riguardava il fantacalcio. Cioè, io inizio a fare i video anche sul fantacalcio su YouTube senza effettivamente sapere se c'erano altri 5, 20, 100 canali che parlavano di fantacalcio. E effettivamente questo, come vi ho detto la scorsa puntata, è un errore perché nel momento in cui tu Approcci a YouTube e, e vuoi fare dei video su un determinato argomento. Una delle prime cose da fare è eh, capire se questo argomento su YouTube funziona e, nel caso in cui funziona, capire quanti ne stanno già parlando. Sia per evitare di eh, non diventare una copia di tanti altri, sia per capire effettivamente se conviene parlare di quell'argomento lì. Eh, quindi, io questo lavoro non lo faccio. Eh, questo lavoro poi inizio un po' a farlo nell'estate del 2020 e guardandomi un po' in giro io trovo eh, diversi canali che ovviamente parlano di Fantacalcio, che parlano di nomi eh, su chi comprare, chi non comprare e quant'altro. Quello di cui mi accorgo che eh, secondo me manca un po' in quel momento su YouTube. È l'aspetto strategico alla preparazione dell'asta. Cioè, si trovano video comunque dedicati alle fasce, piuttosto che i nomi migliori da prendere e così via. Ma secondo me la strategia, la filosofia che sta dietro alcune scelte che poi si effettuano effett effettivamente all'asta eh, era un argomento poco trattato o per nulla trattato. E tra l'altro mi viene anche bene questa cosa perché era l'argomento principalmente di cui volevo parlare io. Cioè. Quando io nell'estate del 2020 decido di focalizzarmi quasi esclusivamente sul fantacalcio, il mio obiettivo non è eh, fare video sui nomi da comprare. Poi sicuramente li avrei fatti perché eh, è ovvio che i nomi fanno parte del fantacalcio, ma la mia idea era quella di raccontare il fantacalcio sotto un aspetto più strategico del gioco, ok? E devo dire che questa è una scelta che si è poi rivelata corretta nell'estate del 2020, perché se andiamo a vedere il discorso views, eh, eccolo qui al primo posto: uno dei miei cavalli di battaglia storici, l'andamento sinusoidale dell'asta del Fantacalcio. Quando comprare? Ok? Quindi io inizio a fare una serie di eh, episodi dedicati alla guida all'asta. Quello che va meglio, che raggiunge quasi 10.000 views, è proprio quello dell'andamento sui nostri ideali dell'asta del Fantacalcio. Cioè un video dove io cerco di spiegarvi che in qualche modo in ogni asta esiste un momento, soprattutto a centrocampo, dove i prezzi vanno ad avere una flessione e dove solitamente noi dobbiamo essere bravi a eh, così cogliere l'occasione rapporto qualità-prezzo e comprare 2, 3, 4, 5 giocatori. In quel caso centrocampisti ecco quel video lì funziona molto bene perché eh, è uno dei video anzi il video che mi fa più views quasi 10.000 ma allo stesso tempo è anche quello che me ne fa di più a livello di iscritti 189 iscritti che per un canale che ricordiamoci a inizio estate 20 non aveva neanche 1000 iscritti avere quasi 200 iscritti da un video vuol dire che tu stai Praticamente aumentando del 20%, cioè passi da 1000 a 1200. Ok, eh, 200 è eh, il 20% di, di, di 1000 eh, grazie solamente a un video. Ecco il secondo video che funziona molto bene. È le dieci cose da fare durante la sta del fantacalcio. Anche qui eh, non tanto dire i dieci nomi da andare a prendere, ma le dieci cose da fare, cioè i dieci atteggiamenti da avere, da non avere e così via. Um, funziona molto bene il video dedicato alla rosa equilibrata e alla gestione del budget. Altro argomento di cui, secondo me, in quel periodo si parlava troppo poco, eh, si parlava tanto di nomi, si parlava tanto di suddivisione del budget, ma non si faceva un distinguo tra strategia e gestione del budget. Cioè, io eh, ho questa gestione del budget in mente d'accordo, ma è l'unica esistente? Secondo me, no, perché? Perché posso fare una rosa equilibrata? Ma ad esempio posso fare una strategia un po' più estrema con il centrocampo, con i tre top o perché no magari faccio una strategia col doppio bomber e così via, ok? Um, altro video che funziona molto bene, i 10 errori che state facendo all'asta del Fantacalcio e quello arriva verso fine estate, cioè eh, analizzando le prime aste fatte si va a cercare di capire quali sono i trend in quel momento che funzionano o che non funzionano e quali sono gli errori che eh, il Fantallenatore Medio sta effettivamente commettendo. Poi altri video che funzionano abbastanza bene sono i video sulle analisi delle squadre ehm, che portano chi 100, chi 80, chi 70 iscritti. E sono video che dedico eh, uno per ogni squadra, appunto. Quindi, come giocava il Cagliari di Francesco, come giocava il Torino del Maestro Giampaolo e tutta una serie di video che, insomma, funzionano devo dire, eh, abbastanza bene, ok? Poi le cose che iniziano anche a funzionare bene sono le live, perché ad esempio questa live fatta a settembre del 2020, che era pensate la puntata live numero 14, adesso per chi mi segue in estate la puntata live 14 credo che la facciamo già a metà luglio, qui arrivò al 9 settembre 2020, facevo molte poche live no? all'epoca. E quindi la quattordicesima live è una live che funziona abbastanza bene, mi fa avere 79 iscritti, e poi la puntata live numero 13. Anche questa arriva l'8 settembre del 2020. Quindi, per riassumere, un'estate 2020 che per la prima volta vede un approccio abbastanza professionale, eh, concentrato sul fantacalcio, eh, dove si parla sì di squadre e anche di nomi, però come potete vedere in realtà i video sui nomi non ce ne sono praticamente. Cioè non ci sono quei classici video che sono quelli che funzionano meglio da un punto di vista eh, dei... Delle entrate e delle visualizzazioni dedicate a, non so, sette attaccanti da comprare, sette centrocampisti da comprare e così via. Eh, questo dimostra l'inesperienza da parte mia, eh, che c'era in quel momento lato YouTube. Ehm, come vedete, anche le fasce che arrivano sui difensori arrivano. Al 12 settembre del 2020, no? quindi anche il timing in quel momento abbastanza in ritardo, abbastanza sbagliato. Insomma, eh, video sì: interessanti, secondo me, eh, si inizia a intravedere un'impronta al canale eh, incentrata più sull'aspetto strategico che sull'aspetto dei nomi. Però, prima cosa da dire, troppe poche live. Non si possono fare solamente una quindicina di live in estate e allo stesso tempo non ci sono praticamente video dedicati ai nomi. Nonostante tutto questo, comunque il canale passa da circa 1000 iscritti a quasi 4700 iscritti. Perché, come vedete. In quei tre mesi arrivano più di 3.600 iscritti e grazie a questa crescita in termini di iscritti io finalmente da settembre del 2020 inizio a monetizzare il canale e questa cifra che vedete, questi 470,50 euro, sostanzialmente sono i ricavi del mese di settembre, ok? Non sono i mesi relativi a luglio, agosto e settembre e questo è importante perché Uh, in realtà io monetizzo troppo tardi quell'estate, cioè, se fossi riuscito a fare quei mille iscritti prima dell'estate del 2020, tipo a giugno, io non avrei fatto 470 euro, ma realisticamente avrei fatto probabilmente già intorno ai 1400-1500 euro perché settembre è un mese che funziona, agosto funziona solitamente molto di più di settembre, luglio funziona un po' meno. Ecco facendo una stima, una media di 4 500 euro al mese, ecco lì che se avessi avuto la monetizzazione attiva prima del periodo importante del fantacalcio avrei già avuto Possiamo dirlo uno stipendio, uno però spalmato su tre mesi, ma lo avrei già avuto. Invece io inizio a monetizzare da settembre e quindi ecco lì che mi ritrovo: tra virgolette, ad avere solo 470,50 euro. Detto questo, io vi posso assicurare che eh, quando vedo dopo settembre del 2020 arrivare a questi 470,50 euro per me è come se fossero arrivati 47.000 euro perché per la prima volta eh, nel mio percorso lavorativo arrivavano dei soldi eh, facendo qualcosa che mi piaceva effettivamente fare cioè eh, arrivavano soldi grazie a così un'espressione di una mia passione e quindi anche se la cifra... Paragonata a uno stipendio in banca era abbastanza eh, ridicola, lo possiamo dire tranquillamente, fu comunque un, una svolta. Ecco, lo possiamo definire la prima piccola svolta. Cioè, grazie a questa scelta di focalizzarmi sul discorso Fantacalcio, eh, finalmente vado a monetizzare il canale. Quindi il primo consiglio che mi sento di darvi è che. Se avete eh, deciso di fare eh, un'attività di questo tipo, avete scelto più o meno un, uh, un, un argomento che secondo voi, un po' come il fantacalcio, è abbastanza stagionale, quindi in un momento dell'anno funziona e in un altro momento dell'anno funziona meno. Eh, il mio consiglio è quello di cercare di arrivare a quel periodo con la monetizzazione già attiva, perché in questo modo non andrete a perdere dei mesi che, per chi inizia da zero, possono comunque essere importanti. Perché, ehm, se io eh, magari, anziché. Lavorare in banca, fossi stato un ragazzo di eh, 16, 17, 18 anni e magari che sto studiando, e anziché guadagnare 470 euro quell'estate ne avessi guadagnati già magari 1.500. E eh beh, cavolo, eh, cioè io mi ricordo che quando avevo 16-17 anni, per me, eh, cioè già quando ti davano 100 euro a Natale erano tanti, quindi una differenza tra 470 euro e 1.500 comunque l'avrei sentita ancora di più, ok? Io in quel momento lavoravo comunque in banca, quindi questa cifra qui per me... Era importante non tanto in termini quantitativi quanto in termini proprio simbolici perché ripeto erano finalmente i primi soldi che guadagnavo grazie alla mia passione a YouTube al Fantacalcio. Ok, adesso andiamo a vedere un'altra cosa e andiamo a vedere che cosa è successo eh, dopo settembre del 2020 fino a fine del 2020, cioè. A settembre si inizia a monetizzare il canale benissimo. Settembre è stato un buon mese perché sono arrivati appunto 470 euro, che per un canale di neanche 5.000 iscritti non sono affatto male, ma vediamo che cosa è successo a ottobre, a novembre e a dicembre. Eccoci qui, ragazzi. Questo è il periodo che va dal 1 ottobre del 2020 al 31-12 del 2020, cioè sono i tre mesi successivi ai tre mesi che abbiamo visto prima: quindi il secondo, terzo e quarto mese di monetizzazione del canale. La prima cosa che notiamo subito è che questa volta i contenuti che funzionano meglio a livello di crescita del canale non sono i video, ma sono le live. E quali live sono? Sono ovviamente le live dedicate ai consigli di formazione, che mediamente portano dai 40 ai 60 iscritti ogni volta. Eh, Un'altra cosa importante è, come potete vedere, che eh, in questi tre mesi, che sono tre mesi che non sono mesi caldissimi a livello di fantacalcio io faccio 1500 iscritti e vi posso assicurare che è un dato molto positivo cioè ci sono stati eh, dei ottobre novembre dicembre con il canale anche molto più grande che io non li ho fatti quei numeri perché perché solitamente poi eh, il numero di iscritti tende a diminuire drasticamente in periodi come questi dell'anno eh, nonostante questo io Partivo più o meno da un 4.500-4.600 iscritti e ne faccio altri 1.500. Quindi io vado a finire più o meno il 2020 con circa 6.000 iscritti. E eh, a livello di entrate, come potete vedere, in tre mesi più o meno io guadagno quello che avevo guadagnato solamente nel mese di settembre, più o meno, cioè a settembre 470 euro, okay? eh, mentre invece ottobre, novembre, dicembre... 562 euro quindi io in pratica finisco il mio primo anno eh, monetizzato su YouTube a 1000 euro circa ok cioè se io vado a fare eh, un filtro appunto qua eh, dal primo gennaio 2020 dove però non era ancora monetizzato al 31 dicembre del 2020 come potete vedere, io faccio 5728 iscritti, che oltre i 300-400 che avevo già, fanno appunto i 6000 di cui vi dicevo prima, e 1032 euro di entrate. Ok? Quindi, sostanzialmente, i miei primi 1000 euro. Ehm, questo, intanto, che cosa mi fa capire? Mi fa capire che se io guardo il 2020, eh, e devo guardarlo con un'ottica, però, dall'estate del 2020 in poi a livello di crescita, mentre a livello di entrata è solamente da settembre in poi inizio a intravedere delle potenzialità importanti. Perché se è vero che 1000 euro in settembre, ottobre, novembre, dicembre in quattro mesi sono pochi, per iniziare anche solamente a pensare che questo possa diventare un lavoro anche part time, ok? Um, allo stesso tempo però mi accorgo che innanzitutto eh, fare video sul Fantacalcio presuppone, come già detto, una stagionalità importante. Cioè se io guardo il 2020, i primi 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10, 15 video che sono andati meglio sono quelli dell'estate, ok? Prima cosa importante. Seconda cosa importante, eh, mi accorgo che però, nonostante ci sia una stagionalità importante, anche in altri momenti dell'anno si può comunque crescere ok e questo anche questo è importante altra cosa di cui mi rendo conto è che se avessi monetizzato all'inizio dell'estate ok eh, avrei fatto anziché 1000 euro magari già quasi 2000 euro e ricordiamoci che io in quel momento eh, facevo questo nei ritagli di tempo nel weekend la sera il tardo pomeriggio quindi era un impegno sicuramente imparagonabile a quanto poi è diventato negli anni successivi, e lo dimostra appunto il dato delle live. In un'estate faccio 15-16 live, ok? Molto meno, ovviamente, di quello che poi ho fatto negli anni successivi. Prima di salutarci eh, andiamo un po' avanti nel tempo perché prima di arrivare poi all'estate del 2021, eh, che possiamo definirla l'estate della svolta, ok? E, di, e sarà l'argomento del, del prossimo video, la prossima settimana, vi voglio far vedere quello che è successo nei mesi che vanno da gennaio del 2021 a giugno 2021, cioè altri sei mesi monetizzati. Sei mesi però molto diversi da quelli che abbiamo visto ora. Perché? Perché al di là di gennaio e febbraio, che grazie alla riparazione al calciomercato sono mesi comunque abbastanza attivi, quando si parla di fantacalcio abbiamo marzo, aprile, maggio e soprattutto giugno che in termini di numeri storicamente sono la morte di qualsiasi canale del fantacalcio. Quindi andiamo a vedere cosa è successo in questi sei mesi. Ed eccola qua. Questa è la fotografia di quanto è accaduto in questi sei mesi, i primi sei mesi del 2021. Da un punto di vista della crescita del canale, tutto sommato, considerate le dimensioni di quel periodo, di quel momento, secondo me. I numeri ci stanno anche, cioè eh, 1154 iscritti. Sostanzialmente passo da eh, 6.000 iscritti scarsi a 7.000 iscritti scarsi. No? cioè Io arrivo all'estate del 2021 con 6-7.000 iscritti, ok? E quello che, però, vediamo di negativo è sicuramente il dato delle entrate, cioè in sei mesi, in sei mesi. Io in pratica guadagno meno di quello che avevo guadagnato negli ultimi quattro mesi del 2020, perché io da, dal 1 gennaio del 2021 al 30 giugno del 2021, sei mesi, non arrivo neanche a 1000 euro. Ok? E i video che uh, funzionano meglio in questo periodo sono questo, cioè 5 giocatori da prendere ora prima che sia tardi, che è il classico video. Dedicato agli scambi che si fa tuttora nel periodo di riparazione, 10 attaccanti svincolati dal peggiore al migliore. Eh, una live, un'altra live di consigli, 5 giocatori da vendere ora, 5 errori da non fare nell'asta di riparazione. Live dedicata al calciomercato, eh, live dei consigli di formazione, giovani e sorprese. Comprare o vendere ora. Analisi 20 squadre di Serie A. Quindi funzionano i video del momento riparazione e ragazzi come potete vedere anche dal grafico io il, praticamente il grosso di questi scritti eh, di questi numeri lo faccio nel mese di gennaio quindi dal 6 gennaio 2021 fino all'8 febbraio 2021 quindi il momento appunto della riparazione i mesi successivi a questi sono mesi dove sì io mi metto a fare magari le live dedicate ai consigli di formazione, però, anche dal punto di vista dei video faccio ben poco. Se non quelli dedicati poi al Fanta Europeo, perché ricordiamoci che eh, quello fu l'anno, ovviamente, eh, dell'Italia che vinse il, gli europei, e però sono video che sì, non vanno male eh, perché non vanno male per, per la dimensione del canale, ma sono video che poi arrivano. Più o meno tra fine maggio e inizio giugno, no? Questo del 4 giugno, questo del 3 giugno, esatto. Quindi video eh, ormai dedicati al Fantacalcio eh, a livello proprio di campionato, ben pochi. Qui cosa possiamo dire? Possiamo dire che eh, io probabilmente mi, mi adeguo un po' alla stagionalità, stagionalità del, dell'argomento, cioè nel momento in cui mi accorgo che eh, comunque al di là delle live fare video in questo periodo, porta poco vado a ridurre un po anche la quantità di video che faccio e più che altro magari inizio a utilizzare questi mesi per prepararmi poi all'estate del 2021 eh, forte dei dati che mi arrivavano dall'estate precedente dove avevo visto dati molto diversi numeri molto diversi in termini ovviamente eh, positivi rispetto a quelli di questi mesi quindi capisco che è inutile sbattersi così tanto ad aprile, a maggio, a giugno del 2021, ma forse è molto più utile per quello che voglio fare io, prepararmi per quello che poi vorrò fare nell'estate del 2021. E che cosa ho fatto nell'estate del 2021? Poi lo vedremo la prossima settimana. Eccoci qui ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Questi erano i primi sostanzialmente... Dieci mesi di monetizzazione del canale, vi ho fatto vedere quello che è successo nell'estate del 2020, quello che è successo nei mesi successivi, quindi un buon fine 2020, i primi sei mesi del 2021 invece così così adesso ci accingiamo poi all'estate del 2021, che per chi mi segue già da quel momento, eh, lo sa. Eh, l'estate della svolta e infatti piccolo spoiler il prossimo video sarà proprio intitolato la svolta io vi saluto vi ringrazio se non l'avete ancora fatto mi raccomando like al video iscrivetevi al canale che come avete visto è importante noi ci vediamo domani con i video dedicati alla preparazione della prossima giornata di Fantacalcio e Settimana prossima con il terzo episodio di questa rubrica. Se vi sta piacendo questa rubrica, se volete che comunque continui ad entrare nel dettaglio, io ho preparato già anche dei video dedicati agli abbonamenti, agli sponsor, alle collab, a tutto veramente quello che sta sul dietro le quinte, come avete visto, piena trasparenza da parte mia. Eh, mi raccomando, sostenete questa rubrica con i vostri like e con i vostri commenti. Grazie mille. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buona giornata. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think.